Primo video del canale e boh, non so che cazzo dire. Quindi direi di partire dal titolo del video, ovvero il cinema è morto, sta morendo. Premetto che non è l'obiettivo del video dare una risposta oggettiva a questa domanda, piuttosto gettare le basi per una riflessione. Sarò breve, that's what she said. Vorrei iniziare citando una frase significativa di Paolo Kerkyusai, che scrive nel 1999: una civiltà in preda all'incubo della memoria visiva non ha più bisogno di cinema. Quindi la domanda che bisogna farsi è: la nostra società è così? Beh, forse sì. Siamo assaliti da immagini. In ogni momento e in qualunque luogo, delle immagini vengono riprese e forse gran parte di queste non le vedrà nessuno, mai verranno viste. Il punto è che l'autoproduzione di immagini effimere ci assale. Sono immagini che non hanno alcuno scopo, non hanno alcun fine. Sono prive di valori, talvolta anche prive di una capacità intrattenitiva. L'ossessione di documentare tutto, rendendo sempre più ampio quello che è un archivio di immagini fisse in movimento, è ormai all'ordine del giorno. I dati confermano il minore interesse che suscitano i film in sala al giorno d'oggi. Basti pensare che il numero di biglietti pro capite all'anno venduti è minore di 2, un dato ovviamente che si è ridotto con l'arrivo del Covid. Ma quello che mi chiedo io è: com'è possibile che un'arte come il cinema, capace di appagare i desideri e i sentimenti di nostalgia più profondi dell'uomo, che riesce a farti viaggiare attraverso l'illusione di una realtà fittizia, che rompe gli schemi tra ciò che è possibile e ciò che è impossibile, che talvolta tratta tematiche in maniera più profonda rispetto a quello che può fare un libro o altri media. Ecco, come fa a riscontrare difficoltà, a restare ben saldo e ancorato nella nostra società? Beh, ovviamente se si vuole trovare un colpevole, si può colpevolizzare la televisione, usata come strumento di comunicazione di massa, che quindi ha sottratto attenzione al cinema. Si può incolpare Netflix, le altre piattaforme di streaming, si può incolpare il prezzo del biglietto, ovviamente non alla portata di tutti, o si può incolpare il cinema stesso, con le storie che racconta, ormai viste e riviste, di cui di originale hanno ben poco. O magari può essere un insieme di tutti questi punti. Come direbbe Bigiogero, io di solito faccio un mix. Una considerazione che secondo me vale la pena fare è che il cinema, nel corso dei suoi 100 e più anni di storia, è morto sì, ma più di una volta. Al muto è subentrato il sonoro, al bianco e nero sono subentrati i colori, all'analogico è subentrato il digitale. Il mio pensiero, probabilmente anche poco condivisibile, è che si tratti di una moda e, come tutte le mode, il cinema è destinato a ritornare, presto o tardi, magari rinnovato sotto certi aspetti, magari quando alla gente non basteranno più quei 30 secondi di un video TikTok, andrà a ricercare qualcosa di più completo, di più articolato e meno immediato, come siamo abituati oggi. Cazzo, ma come si fa a non apprezzare il cinema? Capisco magari la lettura di un libro, che anch'io, non essendo appassionato di lettura, preferirei la morte cerebrale causata dalle troppe visioni consecutive di Fast and Furious 9. Però porco di... un film ti coinvolge visivamente, emotivamente e dal punto di vista percettivo, visivo-sonoro. È un'esperienza completa, immersiva. Quindi tu che stai guardando questo video, cazzo, vai al cinema, impara ad apprezzare l'arte delle immagini in movimento. E non apprezzare solo tre idioti che sparano ragnatele tutti insieme appassionatamente, ma apprezza il cinema tutto. Un ultimo punto a margine, visto che stiamo in un certo senso parlando di morte cinematografica, un discorso diverso è quello che sto per introdurvi con una frase significativa, importante, secondo il mio punto di vista, sempre di Paolo Kerkyusai. Ecco, questa frase ha a che fare con il patrimonio cinematografico e la sua perdita, ma è un argomento allo stesso modo interessante e che vi invito ad approfondire. Il cinema è l'arte della distruzione delle immagini in movimento. Ma la domanda che dovrebbe sorgere spontanea è: ma come? Il cinema dovrebbe essere l'arte della conservazione e della produzione?
Ecco, capite che c'è un paradosso produttivo. Nessuna storia del cinema è possibile senza la distruzione delle sue immagini. La morte rende un presente incerto un passato chiaro. Riesce a fare un rapido montaggio di quelli che sono stati gli eventi importanti. La morte sceglie per noi. Sceglie il materiale su cui poi baseremo la nostra conoscenza. Vi invito l'ultima volta a riflettere su quello che è stato detto e soprattutto di notare che lo sfondo è una televisione.